Grazie Presidente, grazie a tutti voi che siete presenti, numerosi, e che ci fa piacere vedere quanto le questioni che noi trattiamo sono di interesse generale e noi speriamo che questo valorizzi il lavoro che facciamo tutti i giorni. Allora, noi come ARPA Toscana abbiamo iniziato a produrre l'annuario dei dati ambientali da 3 anni. Questo è il terzo anno, l'abbiamo prodotto pochi giorni fa ed è sul sito della nostra agenzia. Le idee che stanno alla base del nostro annuario: noi riteniamo che la diffusione dei dati ambientali siano una delle gambe del sistema delle agenzie. Le prime due, diciamo, sono il monitoraggio e il controllo insieme, e la seconda ancora è quella relativa all'assistenza tecnica che facciamo su tutte le attività di istruttoria, ma quella della diffusione dei dati è appunto uno dei nostri compiti istituzionali. Questo compito istituzionale rafforza e testimonia la nostra terzietà nei confronti dei soggetti, di tutti i soggetti, perché è inutile creare dati se questi ce li teniamo per noi. Un esempio, permettetemi una citazione in questi giorni di grande lavoro: ARPAT insieme anche ad ISPRA, e ora stiamo passando il testimone ai colleghi della Liguria, ha prodotto un impegno, uno sforzo straordinario in questi 2 anni e mezzo. Abbiamo fatto più di 700 campionamenti, abbiamo definito quasi 35.000 determinazioni analitiche. E abbiamo 2 volte la settimana detto come le acque del Giglio stavano. Questa è un'operazione che, se Dio vuole, sta andando bene, e sta andando bene perché c'è stata una grande progettualità, un grande impegno delle imprese. Credo che questa progettualità e questo impegno sia stato tale anche a fronte di una presenza continua dei soggetti preposti al controllo. E non deve sfuggire il fatto che questo grande progetto ha tenuto conto, e siamo, devo dire, stati ascoltati anche relativamente alle questioni ambientali che sono state alla base di ogni scelta progettuale. Andando avanti sulle caratteristiche dell'annuario, il nostro è un annuario semplice, sotto forma di tabelle, non ci sono spiegazioni, ci sono solo delle didascalie che servono per capirlo. Sono una 70ina di pagine, dalle 60 alle 90 pagine, e riguardano le attività istituzionali che noi facciamo, senza entrare nel dettaglio delle varie matrici, perché se qualcuno poi vuole o è interessato o è esperto per approfondire, ci sono i link ed entra nel nostro sito. L'annuario deve essere qualcosa da realizzare immediatamente. Noi cerchiamo di essere pronti subito entro giugno dell'anno successivo per pubblicare i dati dell'anno precedente. Naturalmente ci sono dei prodotti che necessitano di una elaborazione, di una vitimazione, di una certificazione dei dati, ma insomma è importante riuscire a dare i dati ambientali in tempo reale. Il nostro è un tempo veloce e anche noi dobbiamo essere, come sistema dell'agenzia, al passo con i tempi. Problemi, direi, sul monitoraggio non ne abbiamo. Il sistema ARPA Toscana, ma gran parte del sistema delle agenzie nazionali per l'ambiente, ormai ha una tradizione ultradecennale nella costruzione dei dati relativi all'aria e all'acqua. Di sicuro siamo un pochino più indietro rispetto alla diffusione dei dati relativi al controllo, perché la questione ovviamente è anche delicata. Il controllo delle aziende è un controllo che può portare anche a delle sanzioni, e la divulgazione e la diffusione di questi dati crea qualche problema in più, e forse abbiamo anche qualche tradizione in meno nella divulgazione delle attività di controllo che facciamo.
Vabbè, questa è una slide famosa, diciamo, per dare i dati bisogna saperli trovare i dati, bisogna avere esperienza nel definire i dati. Io direi, aggiungerei, che bisogna avere anche un po' di coraggio, perché tante volte dare i dati ambientali può essere scomodo, non sono mai quelli che la gente si vorrebbe aspettare, ma e anche i nostri pareri spesso non sono quelli che le persone si aspettano, ma bisogna avere anche un po' il coraggio di dire i numeri per quelli che sono e dare i pareri per quelli che sono. Alcuni esempi velocissimamente, questa è un esempio sulla PM10, vedete qui è immediatamente capibile quali sono le stazioni di traffico e quelle di fondo, e poiché è cerchiato in rosso il dato relativo a quella determinata stazione, si vede se quella determinata stazione sta nei limiti europei oppure no. Ancora sulla bonifica dei siti inquinati, per ogni provincia della regione sono indicati in giallo i siti ancora attivi, in viola, diciamo, i siti che non necessitano intervento, perché la caratterizzazione ha dimostrato che non ci sia bisogno di bonifica, e ahimè ancora un po' scarso il numero dei siti per i quali abbiamo avuto la certificazione di avvenuta bonifica. Quest'anno abbiamo cercato anche di far vedere da quali tipologie vengono prevalentemente i siti da bonificare. Vedete, ci sono molte distribuzioni di carburanti, un 20% di attività relativa ai rifiuti, un 20% di industrie, ma percentuale importante anche per quello che riguarda le cave e le attività minerarie, che in Toscana nel passato sono state molto importanti. Questa è la slide degli inceneritori, anche qui vedete noi abbiamo una decina di impianti di incenerimento in Toscana, vedete immediatamente quelli che l'anno precedente, quindi nel 2013, erano fermi per vari motivi, e vedete anche subito quelli che, per quello che riguarda taluni parametri, in questo caso diossine e microinquinanti, purtroppo hanno superato i valori di riferimento. Queste sono un esempio delle aziende ad autorizzazione integrata ambientale nazionale, noi ne abbiamo una decina in Toscana che controlliamo secondo un protocollo d'intesa con ISPRA, e la cosa importante è che riusciamo a controllarne 10 su 10 ogni anno, perlomeno da un paio d'anni che riusciamo a controllarle tutte e 10, tutte quante, insomma. Questa è la slide sulla geotermia, per noi tema molto importante. In Toscana abbiamo diverse centrali geotermiche, qui è riportato il parametro relativo all'acido solfidrico. Questa slide l'ho riportata solo per dire che nel 2011, 12 e 13 abbiamo potenziato i nostri controlli, e cosa di cui siamo soddisfatti, perché abbiamo creato anche un gruppo specifico proprio per la geotermia. Prospettive per il futuro. Ora mi dispiace non ci sia né il Ministro né il Presidente Realacci, però è importante che arriveranno, e siete numerosi. Noi speriamo molto che la norma che è stata già approvata dalla Camera possa essere rapidamente approvata anche dal Senato, e perché noi riteniamo davvero che sia importante che il sistema dell'Agenzia sia tale, sia omogeneamente distribuito sul territorio e non ci siano grossissime diversità tra nord e sud. E quindi noi speriamo che a partire dai dati, dal benchmarking, dal set di indicatori dell'Unione Europea, si possa arrivare rapidamente a definire degli indicatori che sono uguali in tutte le regioni d'Italia, e magari definire in una giornata come quella di oggi, definire un annuario che sia davvero una federazione di annuari di tutte le regioni. Grazie. Grazie Giovanni. Alcune osservazioni, credo che sia un buon esempio di quello che è lo sforzo che stiamo facendo a livello nazionale, in composizione, proprio di avvicinare quello che è
l'attività di monitoraggio con quello che è il reporting, arrivando quasi a, diciamo, produrre informazioni, sto usando un termine preciso, non dati, informazioni di diverso livello in tempo quasi reale e laddove è possibile in tempo reale. La norma a cui si riferiva Giovanni Barca è il disegno di legge sul sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, approvato all'unanimità alla Camera, oggi in commissione al Senato nei prossimi mesi, e quindi speriamo che entro l'anno possa andare a risoluzione, il quale finalmente dopo, dalla legge 61 ad oggi, disegna, quantomeno disegna il sistema in forma organica. In questo avvicinamento tra il tempo differito, come ho chiamato io in termini di protezione civile, e il tempo reale, due segnalazioni sulla relazione di Giovanni. Relativamente alla Concordia, oltre all'attività di monitoraggio della qualità ambientale del mare, quindi ci leghiamo anche alla direttiva Marine Strategy, in qualche modo, che trovate anche ben dettagliata in uno dei focus dell'annuario, direi che il lavoro fatto a fianco alle agenzie è anche da parte del sistema di protezione civile, a cui ha partecipato ISPRA e partecipano in maniera differenziata, ma anche l'Alpa Liguria, alle fasi di previsione dello stato del mare in tempo reale, su cui si è fatto in progress l'avvicinamento, la decisione per la partenza della Concordia. Direi che questo è stato un lavoro molto importante, io voglio riconoscere i miei, una focalizzazione su questa attività di altissima qualità nazionale, ma anche di livello europeo. Ultima cosa, prima di dare la parola al direttore generale sul rapporto rifiuti urbani, volevo ringraziare il servizio rifiuti, proprio in questa chiave, perché negli ultimi 2 anni o 3 anni lo sforzo nell'avvicinare appunto verso il tempo quasi reale rispetto ai dati, che sono dati validati e che ancora oggi noi dobbiamo fare sui mood, cioè sostanzialmente sulla carta, senza avere un supporto a livello delle necessità che noi avremmo per riuscire ad avere un tracciamento reale di ciò che succede, in realtà è stato ciclopico. Io voglio ringraziarli perché hanno sostanzialmente, sono riusciti a comprimere un anno, in questi 2 anni hanno ridotto di un anno quello che è il tempo che intercorreva tra la disponibilità del MUD e diciamo l'emissione di un'informazione validata. Credo che questo sia un elemento importante, questo ci pone anche il problema di come gestire i dati non validati. È un problema importante perché non vorremmo che fosse confusi l'uno con l'altro, però oggettivamente poi la spinta dell'informazione è tale per cui c'è anche la spinta sul dato non validato. Però vi sottolineo queste problematiche che sembrano indifferenti, invece sono problematiche estremamente importanti, con conseguenze importanti per tutti noi.